In questo video andiamo a completare la configurazione per l'integrazione con l'app domotica di Google Home e il controllo dei nostri item tramite voce. Andremo quindi a inserire nell'app Google Home un pulsante di una luce e i sensori di temperatura e umidità che attualmente sono presenti sul nostro Open Hub di test. Una volta inseriti nell'app di Google Home, li potremo controllare, oltre che da Open Hub, anche dalla stessa app Google Home e soprattutto con la voce, sia in locale che in remoto, cioè senza la necessità di essere connessi alla stessa rete di casa. Fondamentalmente, per rendere disponibili i nostri item da Open Hub verso Google Home, dobbiamo configurare dei metadata sui singoli item in base al tipo di dispositivo che appunto vogliamo condividere. Nella documentazione troviamo tutti i vari tipi di dispositivi e quali sono i relativi metadata che bisogna impostare per renderli disponibili su Google Home. Ovviamente, prima di fare tutto questo, bisogna seguire gli step di configurazione iniziale che ho fatto vedere nel video precedente, che permettono di collegare Open Hub con Google Home tramite il Cloud Connector. Quindi iniziamo il nostro esempio, andiamo a vedere come poter rendere disponibile su Google Home uno dei nostri item che comandano le luci. Quindi andiamo sul nostro Open Hub. Apriamo il nostro modello semantico e cerchiamoci un item di luce. Possiamo andare a prendere la luce della cucina. Quindi lo selezioniamo e abbiamo la possibilità di aggiungere dei metadata tramite Add Metadata. Quindi lo clicchiamo. Nelle varie categorie di metadata che troviamo, andiamo a cercare Google Assistant. Una volta aperto Google Assistant, andiamo a selezionare una classe praticamente di tipologia di dispositivo. Nel nostro caso andiamo a cercare Light. Poi apriamo le impostazioni avanzate più che altro per curiosità. Ok, possiamo inserire un nome che poi è un nome diverso da quello standard utilizzato da OpenHub, che ci permette un controllo vocale un pochino più semplice. Nel senso che se questa luce la vogliamo chiamare Pippo, se nel nome mettiamo Pippo, poi la possiamo controllare con la voce riferendoci al nome Pippo. Nel mio caso scrivo luce cucina. Poi possiamo dirgli in quale stanza deve finire nella nostra configurazione, chiamiamola semantica, di Google Home. Quindi nel mio caso scrivo kitchen e il resto lascio perdere. Quindi salvo. E mi appare quindi il metadata Google Assistant. A questo punto possiamo andare a fare la stessa cosa per i sensori di temperatura e umidità che abbiamo in cucina. In questo caso dobbiamo configurarli come termostato, quindi diventeranno un unico oggetto su Google Home, che praticamente è il termostato, che conterrà all'interno sensore di temperatura e sensore di umidità. Nel mio caso non farò un vero e proprio termostato perché io non ho la possibilità di impostare la temperatura e l'umidità, i livelli di temperatura e umidità per regolare, diciamo, il riscaldamento in automatico, ma utilizzo i sensori solo per rilevare la temperatura e l'umidità. Però su Google Home comunque dobbiamo creare un termostato. Quindi per creare un termostato bisogna prendere il gruppo a cui appartengono temperatura e cucina. Nel mio caso è proprio il termostato cucina, era un gruppo, un equipment di Open Hub, che è poi fondamentalmente un gruppo che avevo già creato a suo tempo. Questo gruppo gli vado ad aggiungere al metadata di Google Assistant e vado a inserire il termostato. Ci sono diverse caratteristiche che possiamo definire per il termostato. Io ad esempio definisco il range di temperatura, diciamo che essendo un sensore interno posso fare un range 5-40. Poi gli diamo sempre il solito nome logico, termostato cucina e la stanza kitchen. Salviamo. A questo punto, dopo aver configurato il termostato, diciamo contenitore, andiamo a configurare i singoli sensori. Quindi andiamo su temperatura cucina, il solito add metadata Google Assistant e andiamo a scegliere termostato temperatura ambient. Per
perché è semplicemente un rilevatore, quindi lo chiamiamo temperatura cucina, sempre nella kitchen. Salviamo e facciamo la stessa cosa per l'umidità. Humidity ambient, lo chiamiamo umidità cucina e la stanza mettiamo kitchen. Salva. Ok, a questo punto abbiamo preparato Open Hub in modo tale che renda disponibile verso Google Home i dispositivi che ho sui quali ho aggiunto i metadata relativi. Quindi a questo punto possiamo crearci una sitemap a cui ancora gli oggetti vecchi li rimuovo, nel quale vado a mettere questi item che ho configurato per Google Home, in modo tale poi da vedere in tempo reale come, comandandoli da Google Home, reagiscono su Open Hub. Quindi aggiungiamo lo switch della luce, poi aggiungiamo un text e salviamo la nostra sitemap. Andiamo a vederla. Ecco qua i nostri valori. Adesso ci spostiamo sull'app di Google Home, dove dovremo trovare a disposizione gli item che abbiamo configurato e li possiamo comandare tramite app o tramite voce. Ok, allora teniamoci aperti la sitemap e intanto lavoriamo sull'app di Android. Quindi prima cosa facciamo un refresh per vedere se appaiono i nostri item. Eccoli che sono apparsi. Abbiamo l'interruttore della luce e il termostato che raggruppa umidità e temperatura. Quindi al momento allora la luce è spenta. Clicchiamo on sulla luce e vedete che si accende anche su Open Hub. Adesso lo spegniamo da Open Hub. E dovrebbe spegnersi anche su Google Home. E voilà, ci ha messo un pochino. Adesso andiamo a vedere il termostato, che indica 22 gradi di temperatura e 80% di umidità, uguale a quello che ci viene indicato sulla sitemap. Il mio è un termostato appunto che diciamo in sola lettura perché non mi permette di impostare dei valori di temperatura, di umidità o di accenderlo o spegnerlo, proprio perché io ho solo dei sensori, non ho un vero e proprio termostato. Però si vede che i dati comunque sono identici tra Open Hub e Google Home. Adesso facciamo la prova del controllo vocale, quindi verifichiamo sia sulla sitemap che sull'app quello che succede. Accendi luce cucina. Perfetto, si è acceso sia su Open Hub che qua su Google Home. Spegni luce cucina. Bene, direi che questa integrazione funziona più che dignitosamente. Adesso proviamo a chiedere la temperatura. Che temperatura c'è in cucina? Termostato cucina è spento e al momento ci sono 22 gradi. Che umidità c'è in cucina? Ok, Termostato cucina indica un'umidità dell'80%. direi che funziona tutto. Quindi abbiamo la possibilità di prendere i nostri item e comandarli con la voce da un telefono Android con l'applicazione Google Home oppure da un dispositivo Google Home Mini, Google Home Nest che possiamo avere in casa.